un ultimo saluto nella terrazza del cimitero dell'Ulivo di Fano, con lo sguardo rivolto all'azzurro del cielo e al verde delle colline. Un orizzonte verso il quale questo pomeriggio è volato lo spirito libero di Martina Mazza, 32enne di Vallefoglia, morta domenica in una straziante tragedia stradale. Martina, vittima incolpevole di una macchina lanciata contromano a 200 km orari in quella che doveva essere una spensierata domenica d'estate. Martina, vittima della dissennata fuga del 27enne Sultan Ramadani che guidava quella BMW senza patente. Un comportamento scriteriato che lo aveva già portato a 3 denunce, che non sono state abbastanza per fermarlo, ma a fermarlo è stata quell'auto fuori controllo che ha finito per uccidere anch'egli sulla strada Montelabatese. Nel funerale laico al cimitero dell'Ulivo l'enorme affetto per Martina ha cercato di spodestare sentimenti di rabbia e rancore. Dai familiari agli amici, parole di amore e commozione in una cerimonia accompagnata dai brani musicali che Martina amava, così come amava quei colori riversatisi sul suo feretro attraverso pennarelli che hanno scritto messaggi che l'accompagneranno nell'ultimo viaggio. Colori come quelli di palloncini bianchi e rosa e di rose rosse appoggiate sulla bara bianca. Carezze di conforto a lenire il dolore inconsolabile dei genitori Massimo e Milena, che dovranno elaborare la perdita della figlia per pensare al futuro del nipote, un bambino di 5 anni che non sa ancora della perdita della mamma. Così come non è ancora stata informata della scomparsa Alessia, la sorella 28enne di Martina, che quella domenica era alla guida della Fiat 500 ed è ora ricoverata al Torrette di Ancona, non in pericolo di vita, ma ancora con un quadro clinico delicato al pari di quello del coetaneo Kevin Priarone, altro sopravvissuto allo schianto. I due resteranno in ospedale ancora diverse settimane.